italiana contadina, quell'Italia che vuole scommettere su un futuro diverso, su un futuro che pensa ai giovani, pensa alle donne, dove comunque la qualità della vita migliora ed è più sostenibile. Ma perché un parco dovrebbe fare tutto questo? Semplicemente perché in questo parco, che è grande, sono 10 ettari, 8 ettari coperti e 2 della nostra campagna, un ettaro di stalle con 200 animali vivi e un ettaro di coltivazioni. Abbiamo gli olivi, abbiamo le nostre piante da frutto, i nostri orti. Come dire, anche questa è Italia. Ma com'è possibile farlo in un luogo solo? Perché qui ci sono 150 imprenditori, che sono gli eccellenti, quelli che da sempre scommettono per trovare delle soluzioni diverse. Sono stati, e lo saranno ancora, imprenditori come Cefla, hanno un marchio importante che è quello di essere cooperativo, ma oltre questo hanno un grande livello di competenza. Con Cefla qui abbiamo progettato questi luoghi, tutta la parte degli impianti di base, che non sono solo impianti classici che potremmo trovare in qualsiasi altro luogo, ma sono impianti molto complessi, perché qui ci sono 40 fabbriche che ogni giorno producono, 45 luoghi di ristoro che ogni giorno cucinano. Pensiamo cosa vuol dire la complessità da un punto di vista impiantistico di questo. Con Cefla l'abbiamo progettato, abbiamo avuto quasi 200.000 visitatori, abbiamo 1.000 dipendenti, come dire, un grande rodaggio, come sempre ha retto tutto. Partnership con FICO è iniziata nel 2014, quando a fronte di un'idea congiunta da parte di Italy e di CAB, che è il Centro Agroalimentare Bolognese, è nata la volontà di costituire un centro italiano del food. Completate le opere di costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo, sono iniziate le opere di conversione della vecchia struttura, che è quella che vedete qui. Una struttura bellissima in legno, che però necessitava di parecchie modifiche per essere poi trasformate in quello che vedete oggi. Ovviamente questo è un progetto molto importante che si viene a realizzare nella città di Bologna, non poteva vederci indifferenti. Ci è stato consegnato il progetto architettonico sul quale poi andava realizzato il progetto impiantistico che ha visto delle fasi particolarmente complicate di sovrapposizione tra le attività di adeguamento civile e le attività di realizzazione impiantistica e che quindi si sono succedute nel tempo fino all'ultimo giorno. Quindi il progetto non si conclude con la realizzazione dell'opera, ma l'opera, come tutte le grandi opere impiantistiche, vanno mantenute nel tempo. Cefla anche in questo caso metterà a disposizione la propria competenza per andare a gestire l'intero centro per i 3 anni a venire. La grande avventura di FICO inizia subito nell'estate del 2015, dove viene creata una squadra di 20 persone tra tecnici e capi cantiere, che inizia una grande avventura tecnica di realizzazione di questo grande progetto. Cefla ha il compito di realizzare tutti gli impianti elettrici e meccanici di base e alcune personalizzazioni. Nell'arco di tutto questo progetto siamo diventati una grande famiglia che si è allargata non soltanto ai colleghi della Cefla, i capi cantiere, i tecnici e i vari attori di Cefla coinvolti, ma anche a tutti i subappaltatori e tutti i professionisti esterni scelti e selezionati da Cefla, che ci hanno dato modo di dare vita al progetto da costruire di questo insediamento impiantistico in FICO, avendo come sfida principale quella di realizzare degli impianti non solo dedicati ai punti vendita generali, ma anche agli operatori che si insediano all'interno di FICO, che sono delle piccole fabbriche agroalimentari. Hanno esigenze di temperature, di umidità controllate per
dar luogo alle loro produzioni agroalimentari. Da settembre-ottobre del 2016 la produzione è partita in cantiere e si è sviluppata molto molto rapidamente. Ha raggiunto il massimo attorno al gennaio del 2017, con ritmi serratissimi si è conclusa attorno a settembre-ottobre del 2017 in tempo utile poi per l'avviamento degli impianti e la configurazione necessaria per l'inaugurazione che è avvenuta regolarmente il 15 di novembre. È stato fatto un grande lavoro di squadra di tutti gli attori coinvolti nell'ambito CEFLA, dalla parte di cantiere, la parte tecnica, la parte di sicurezza che ha avuto un ruolo importantissimo nell'ambito del progetto, avendo grande attenzione alla tutela dei lavoratori. Siamo riusciti assieme a trovare la soluzione nei tempi e nei modi e quindi raggiungere assieme l'obiettivo dell'apertura in tempi che sono veramente stati molto molto sfidanti.